Allora, spero che si riesca a vedere la lavagna. Io da qui ho dei forti dubbi. Comunque, allora, quello che vogliamo fare oggi è una esercitazione sulla gravitazione. Quindi stiamo facendo un ripasso su quelle parti della fisica che poi devono essere patrimonio fino in quinta. Ok? Quindi esercitazione sulla gravitazione. Allora, diciamo, un piccolo ripasso, cioè se noi abbiamo una massa M1 e una massa M2, allora sappiamo che, ragazzi, lo so, ho già scritto. Però effettivamente non capiscono, allora devo andare un attimo a parlare con queste persone. Allora abbiamo due masse M1 e M2 che si trovano ad una certa distanza R, va bene? Allora, come sapete, a causa della massa sono soggette ad una forza di attrazione universale, di gravitazione universale, chiamatela come volete. Questa la chiamo F2,1, non so se ho usato questa notazione, c'è cioè la forza che la massa 2 esercita su 1, mentre invece F1,2 è la forza che la massa 1 esercita sulla massa 2. Come sapete, per il principio di azione e reazione, F1,2 deve essere uguale a F2,1. Ragazzi, vi ricordo che se qualcuno vuole collegarsi a Zoom dal proprio cellulare o dal proprio PC lo può fare se non riesce a vedere la lavagna. Va bene? Dopodiché noi sappiamo quanto vale il modulo di questa forza, direttamente proporzionale al prodotto delle masse e inversamente proporzionale al quadrato delle distanze. Ecco. Della distanza. Allora, ragazzi, la distanza fatemela chiamare R12 o R21, perché quando poi abbiamo 3, 4, 5 masse, dobbiamo stare attenti alle notazioni, va bene? R12 al quadrato, e poi c'è qui la costante di gravitazione universale, una costante, diciamo, che ha un valore piccolo, se vogliamo, il piccolo è relativo, naturalmente, è 6,67 per 10 alla meno 11, ecco l'unità di misura non me la ricordo, qualcuno me la dice? Eh? Stai scherzando, come fai a essere a dimensionare? Allora, ragazzi, siamo in quarta, eh? Se il docente non se la ricorda, bisogna ricavarsela, no? Allora, cioè per ricavare le dimensioni di G basta prendere tutto questo e portarlo dall'altra parte. A quel punto emerge l'unità di misura di G. Ok? Qui non esiste il concetto non me lo ricordo. Se non me lo ricordo a memoria, lo devo ricavare. Quindi, qual è l'unità di misura della G grande? Capito quale domanda fare all'orale per dare dei due. L'unità di misura di G. Allora, facciamo tutti i passaggi, va? G grande è F1, 2, R al quadrato, 1, 2, fratto M1 per M2. Quindi la forza si misura in newton. La distanza al quadrato si misura in metri al quadrato, le due masse si misurano in chili, quindi chilogrammo al quadrato. Scusa, è un esercizio da fisica
finale delle Olimpiadi internazionali della fisica, non ho capito. Vabbè. Allora, come sapete però, qual è il problema? Il problema è che le forze sono vettori e quindi come tali, devono essere sommate come dei vettori. È chiaro, non come dei numeri. Allora, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che noi, quello che dobbiamo fare, quando abbiamo un sistema di più masse, dobbiamo introdurre un sistema di riferimento X, Y, metto anche l'orologio perché siamo in fisica, va bene? E scomporre le forze secondo le due componenti, quindi F12X, virgola F12Y. Perché ricordiamoci che le forze si sommano come vettori, ma le componenti si sommano come numeri. Ci siamo, ragazzi? Quindi questo cosa significa nel nostro disegno? Significa che se questo è x, è chiaro che questo è alfa. Quindi vi ricordo che F12x è F12 in modulo. Il modulo lo scriviamo anche senza il modulo. Per il coseno di alfa, dove alfa, attenzione, è l'angolo contato in senso antiorario a partire dall'asse delle x, mentre F12y è uguale a F12 per il seno di alfa. Ok? Quindi vi ricordo che quando lavoriamo con più masse, ed è quello che faremo adesso, dobbiamo passare alle componenti, perché se no entriamo in difficoltà. Allora, facciamo un esercizio. Esercizio 15. Anzi, fate, io l'ho imposto. Allora, quattro masse rispettivamente di 1 kg, 2 kg, 3 kg e 4 kg sono poste nei vertici di un triangolo, come mostrato in figura. Allora, ragazzi, permettetemi di dare dei nomi. Quindi, siccome non vi voglio fare del male, M1 è 1 kg, M2 2 kg, M3 3 kg, M4 4 kg, eh? Diciamo, cerchiamo di sfruttare i valori di queste masse per denominarle. A questo punto si trovano ai vertici di un rettangolo. Attenzione, questi esercizi qua sono importanti, anche se qualche mio collega mi dice, ah, ma non sono tanto fisici. Sono importanti perché all'esame di maturità, magari al posto delle masse, ci sono le cariche. Okay? Quindi qui c'è M1, qui c'è M2, M3, M4. Allora, questo qui fatemelo chiamare A. Questo fatemelo chiamare P. Qui vedete, lui non ci dice esplicitamente il nome delle masse, non ci dice esplicitamente il nome delle distanze, ma noi le mettiamo lo stesso. 0,10 m, P uguale a 0,20 m. Allora, determina modulo, direzione e verso della forza risultante che agisce sulla massa di 2 kg. Ok? Quando uno dice così, modulo, direzione e verso, va benissimo, però noi sappiamo che se scriviamo il vettore, automaticamente abbiamo il modulo, direzione e verso. Ok? Va bene, perché lui invece no, dice sotto l'orizzontale verso sinistra. No,
noi diamo il vettore in componenti e il gioco è fatto. Allora, ragazzi, qui dobbiamo. Mettiamo prima le forze e poi ragioniamo. Allora, uso il bianco, sperando che si veda meglio. Allora, c'è una forza di attrazione, va bene? Così, F1, 2, vedete, uso anche i simboli. F1, 2 è la forza che la massa 1 esercita su M2. Allora, attenzione, non mi sbilancio molto sulla lunghezza di questi vettori, perché la lunghezza dipende sì dall'intensità delle masse, ma anche dalla distanza. Va bene? Poi qui c'è la forza di attrazione che la massa 3 esercita sulla massa 2. La chiamiamo F2,3. Ah no, c'è ancora poi da ripassare il corpo rigido, non abbiamo finito con la fisica. Poi c'è. Scusami. È la forza che la massa 3 esercita sulla massa 2, bravo. E poi F4,2 è la forza che la massa 4 esercita sulla massa 2. Quindi ci viene chiesto di determinare il vettore F2 che sarà uguale a F 1, 2 più F 1, 3 più F, sto facendo F1, 2, F3, 2, chiedo scusa, ed F4, 2. Bene? F1, 2, F3, 2, F4, 2. Allora, la prima cosa da fare è andarsi a ricavare con la legge di Newton i moduli di queste forze, F1, 2, F3,2, F4,2. Quindi questo è quello che farete adesso voi, ricavare i moduli di F1,2, F3,2, F4,2. Dopodiché sapete che non basta, perché qui dobbiamo sommarli come vettori. Allora dobbiamo introdurre un sistema di riferimento cartesiano. Naturalmente non siamo così stupidi da prenderlo così il riferimento, eh? Perché vuol dire farsi del male. Prendiamo l'asse X e l'asse Y paralleli ai lati del rettangolo, no? È l'idea più furba che si possa fare. Quindi questo è l'asse Y, questo è l'asse X. Va bene? Allora, uno dice, adesso che sono così, come faccio a capire? Adesso che sono messi così, uno dice, ma come faccio a capire le componenti, eccetera? Bene, allora faccio qui un disegno. X, Y. Allora vedete che la forza F32 è qui, è così. La forza F1, 2 è così, e la forza F4, 2 è così. Perché le ho portate nell'origine? Perché adesso si capisce bene chi sono i vari angoli alfa. L'angolo alfa di F4, 2 è questo. Ok? L'angolo alfa di F1, 2 è 180. L'angolo alfa di F3,2 è 270. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se tu gli angoli li prendi così, il vettore F3,2x sarà F3,2 per il coseno di 270 gradi. Così vale anche per l'altro. Ok? Allora, avete 5 minuti, anzi 10, va? Per risolvere questo esercizio in tutta la sua completezza. Allora, adesso volevo fare un esercizio che viene risolto dal libro, che però secondo me è molto interessante, è l'esercizio 16.
determina la distanza dal centro della Terra al quale un oggetto di massa M di 4,6 kg ha un peso di 2,2 newton. Ok? Quindi abbiamo la nostra Terra, che per i terrapiattisti è piatta, ma per noi è sferica. Quindi abbiamo un oggetto ad una certa distanza della Terra che non sappiamo, perché noi sappiamo che la massa dipende dalla distanza della dalla Terra, e una massa di 4,6 kg e ha un peso di 2,2 newton. Quindi questo è P, il modulo di P è uguale a 2,2 newton. Se l'oggetto è liberato in questa posizione, che determina tutta la distanza della massa dal centro della Terra. Ok, poi dice, se l'oggetto è liberato in questa posizione e lasciato cadere verso la Terra, qual è la sua accelerazione di gravità iniziale? Quindi dobbiamo determinare g a quella distanza. Per cui ricordatevi che noi assumiamo g costante per ragioni di semplicità, va bene? Mentre g è variabile. Se dovessimo studiare questi problemi con g variabile, dovrei usare il calcolo differenziale integrale. Scusate, ma sposto un attimo la finestra, perché la riflessione è come se la luce del sole mi arrivasse direttamente in faccia. Chiedo scusa, facciamolo così. Allora, come facciamo a risolvere questo problema? Naturalmente, qui possiamo naturalmente liberarci dal formalismo dei vettori, no? Perché tanto c'è solo la Terra e una massa. Allora, quello che noi sappiamo è che il peso è proprio la forza di attrazione universale. Il nostro peso è la forza che la Terra esercita su di noi. Ricordiamocelo. Se siamo vicini, siamo sulla Terra, questa forza ha un certo valore. Se qualcuno ci porta, che ne so, a 100 km d'altezza dalla Terra, il nostro peso è minore. Infatti, anziché mettermi a dieta, io vado a mangiare direttamente a 100 km dalla Terra. Un ristorante famoso. Ok? Faccio questa battuta stupida perché vorrei che vi rimanesse in mente che il peso è la forza di attrazione. Adesso, la forza di attrazione, che cos'è? È costante di gravitazione universale, la massa della Terra, che naturalmente non dovete sapere a memoria, ma che trovate ovunque, per la massa dell'oggetto diviso la distanza al quadrato. Quindi, siccome sapete che il peso è 2,2 newton, da qui dovete essere in grado di determinare la distanza. Okay. Dopodiché ci viene anche detto quanto vale l'accelerazione di gravità e allora dovete ricordarvi che il peso è massa per accelerazione di gravità e quindi vi ricavate il valore anche della gravità. Bene, avete 2 minuti per risolvere questo esercizio. E 5,97 per 10 alla 24 kg. L'esercizio 24. Anzi, no, l'esercizio... Sì, 24. Allora, determina il modulo della velocità orbitale, quindi, di un satellite su un'orbita geostazionaria circolare
Così si vede? Ok, ora scrivo in bianco. Quindi determinare, ripeto, il modulo della velocità orbitale di un satellite su un'orbita, geostazionaria circolare, per semplicità naturalmente, a 3,58 per 10 alla 7 metri al di sopra della superficie terrestre. Qui c'è la Terra e qui c'è questa orbita geostazionaria del satellite. SAT. Allora, innanzitutto uno dice, ma cosa vuol dire geostazionaria? Allora, andiamo su Google, eh? Orbita geostazionaria, in astrodinamica, un'orbita geostazionaria è un'orbita circolare ed equatoriale situata a un'altezza tale per cui il periodo di rivoluzione di un satellite che la percorre coincide con il periodo di rotazione della Terra. Se andate su Wikipedia, dovrebbe esserci anche. Anzi, cliccate, vi fa vedere proprio come avviene il movimento. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che il periodo è uguale al periodo di rotazione della Terra. Ok? Per cui noi sappiamo che la velocità in un moto circolare uniforme è 2 pi greca r, dove r è questa distanza, diviso il periodo. R ce l'abbiamo, il periodo non ce l'abbiamo, però ci viene detto che il periodo coincide con il periodo di rotazione terrestre. La Terra ruota in 24 ore, che va trasformato in secondo. Va bene? Vediamo quanto viene questa velocità. Ecco, naturalmente non possiamo calcolarlo con la distanza del satellite dalla superficie terrestre, ma dobbiamo aggiungere anche il raggio della Terra. Quindi questa figura, vedete, è completamente sballata perché no, non è completamente sballata, però il raggio della Terra non può essere trascurato, perché siamo a 6.370 km, cioè 6.370.000 metri, quindi siamo nell'ordine di 10 alla settima, e qui siamo nell'ordine di 10 alla settima, per cui bisogna tenerne conto. Bene, andiamo a vedere l'esercizio 25. Allora, nel luglio del 1999 fu osservato un pianeta che orbitava intorno a una stella simile al Sole che si chiama Joto Orologi. Va bene? Quindi Joto, ma con l'H orologi. Quindi una stella simile al Sole, va bene? E un pianeta orbitava intorno alla stella con un periodo di 320 giorni. Ok? Calcola il raggio dell'orbita di questo pianeta assumendo che Jota Orologi abbia la stessa massa del Sole. Quindi dobbiamo calcolare il raggio dell'orbita, immagino dal centro, va bene? Nel caso in cui, diciamo, la massa di Iota Orologi sia uguale alla massa del Sole. Naturalmente la massa del Sole ce la troviamo da qualche parte perché lo conosciamo. Allora, qui da ora in poi
anziché mettere la massa di iota orologi, metterò la massa del Sole. Va bene? Allora, attenzione, come dobbiamo impostare questo problema? Allora, noi abbiamo un pianeta di cui non conosciamo la massa, che si chiama MP. Va bene? Ora, la legge di gravitazione universale, che cosa ci dice? Ci dice che la forza di attrazione gravitazionale sarà la costante di gravitazione universale. Volete farlo voi o lo facciamo insieme? Facciamolo insieme, sono il primo dopo un po' di giorni. Massa del pianeta, massa di iota orologi, che la chiamiamo massa del Sole, uguale a R al quadrato. Questa è la forza di gravità. F. Questa F però è anche la forza centripeta, perché il moto è un moto circolare uniforme. Quindi si deve poter scrivere come MP V al quadrato diviso R. Vedete che miracolosamente MP va via, questo R va via e rimane soltanto questo R. Quindi abbiamo G MS diviso R, noi dobbiamo calcolare R, mi sembra, no? Se ricordo bene, uguale a V al quadrato. Noi dobbiamo calcolare R, no? Sì. Ecco, questa è una formula sempre valida. Naturalmente uno dice, ma scusi, R non ce l'abbiamo, V non ce l'abbiamo, come facciamo? Ci ricordiamo adesso che V è 2 pi greco R diviso T. E a questo punto siamo in grado di andarci a calcolare R. 2 minuti per calcolare R. Attenzione che uno poteva dire, ma scusi, se noi applicavamo direttamente la terza legge di Keplero, quadrato della distanza uguale alla costante, no, quadrato del periodo, chiedo scusa, uguale alla costante per il cubo, va bene? No, per il cubo della distanza, è chiaro che arrivavamo subito a calcolare, la distanza. Provate voi adesso a ricavare. Quindi quadrato del periodo uguale costante per cubo della distanza. Se voi andate sul vostro libro, a pagina 292, ci sono le formule in sintesi, le formule e i concetti in sintesi. Quindi trovate già la formula che ci serviva, che è T grande uguale 2 pi greca diviso alice quadrata di GMS, eccetera. Però preferisco ricavarla, in modo da non ricordare a memoria formule di questo tipo. Eserciti di compito, in modo che vi allegnate. E poi però continueremo ancora con la gravitazione, perché è molto importante. Quindi magari li avete già fatti l'anno scorso, però li riprendiamo. Quindi pagina 296, il 10-11. 296, esercizio 10-11, 27, 29, 30. E poi però la prossima volta riprendiamo con l'energia gravitazionale, potenziale gravitazionale, eccetera, eccetera.